nessuno, e questo provvedimento non lo fa, vieta il diritto in Italia a protestare nelle forme civili e previste. Questo provvedimento, colleghi, lo sapete perfettamente, va a cercare di disincentivare questa moda, questo narcisismo mediatico di un gruppetto di ragazzini che hanno diritto a manifestare per il futuro del pianeta, ma che potrebbero farlo in maniera positiva andando a fare volontariato nei musei, andando a fare la pulizia delle spiagge come facevamo con l'indimenticato Paolo Colli, fondatore di Fare Verde, andando a fare volontariato civile a favore dell'ambiente, non certo imbrattando i monumenti, non certo imbrattando le tele di pittori famosi o di musei. E quindi questo andiamo a fare, quindi come al solito, come ha fatto anche il segretario del Partito Democratico Schlein, giustamente ripreso da Matteo Renzi pubblicamente, non si può difendere per qualche tornaconto minimo elettorale la devastazione o il vandalismo dei beni culturali, ma bisogna bisogna insegnare ai ragazzi che i beni culturali vanno tutelati, che bisogna mobilitarsi per essi e che bisogna difenderli. Grazie. Grazie. Grazie a lei.